Bentrovati a tutti da Fra Roberto Figueroa, parroco di San Bernardino all'Osservanza. Oggi ascoltiamo dal Vangelo di Matteo, capitolo 5, versetti 27 al 32. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Avete inteso che fu detto, non commetterai adulterio, ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla, abbia commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geenna. E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te. Conviene infatti perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geenna. Fu pure detto: chi ripudia la propria moglie le dia l'atto del ripudio. Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di una illegittima, la espone all'adulterio, e chiunque sposa una ripudiata commette adulterio. Ragazzi, oggi possiamo partire dal riconoscere che il nostro corpo è simbolico e parla sempre. Per questo a volte le parole non sono necessarie. E un silenzio, un gesto, un sguardo possono dire di più. Sarebbe interessante che valutassimo come il nostro sguardo dei figli di Dio. Cosa è che maggiormente guardiamo durante il giorno? Perché in relazione a questo può essere la percezione che abbiamo del mondo. Le parole di Gesù sono precise: chi guarda una donna desiderandola. Notiamo che la questione sta nello sguardo malizioso dell'essere umano e ancor più un ciò che ha nel suo cuore. Abbiamo sentito tante volte che la bocca parla di ciò che abbiamo nel cuore. Per noi, discepoli, la sfida riguarda la purezza del cuore e questo si manifesta nel modo in cui faccio un servizio disinteressatamente, quando rispetto me stesso e agli altri, dandogli valore come persone e non come oggetti. Non si possono comprendere i versetti 29 e 30 in maniera letterale, come una realizzazione materiale, perché se perdiamo un occhio, la mano o qualcos'altro, avrebbe sempre la possibilità di peccare. Domani celebreremo Sant'Antonio. Si racconta che a Padova aveva un ragazzo che si chiamava Leonardo e poi lui aveva dato un calcio a sua madre. Sentendo parlare a questo santo, a Sant'Antonio, di questa parte del Vangelo che oggi abbiamo sentito, e toccato dal rimorso, ritorna a casa e lui si taglia i piedi. La notizia si diffonde immediatamente per tutta la città, per tutto il paese, arrivando anche alle orecchie di Sant'Antonio. Il santo raggiunge immediatamente all'uomo e dopo una preghiera le innesta di nuovo il piede amputato, facendo il segno della croce. Il giovane miracolosamente fu risanato, si mette in piedi, comincia a camminare, a saltare, lodando a Dio e ringraziando a Sant'Antonio. Adesso credo che se noi facciamo qualcosa del genere, forse non troveremo Sant'Antonio. Attenzione con fare, pensare e fare una cosa del genere. Ma in quel senso entra questo che abbiamo sentito, proprio nel sacrificio, in linea del progetto della fedeltà di Dio. Interrompere una situazione in tempo, perché dopo sarà peggio, o la preghiera personale, comunitaria, una distanza prudente, adesso che si parla tanto delle distanze sociali, non lo abbiamo capito senz'altro, e questo può contribuire a un chiaro discernimento e una successiva scelta. Nei seguenti versetti il testo non è facile da comprendere, specialmente in questo tempo in cui la realizzazione non sono, diciamo, facili nel senso della relazione. E sono così fragili le relazioni in questo tempo e anche quando si parla del divorzio, questa è una cosa diffusa. Scrive il Papa Benedetto XVI, l'amore degli sposi esige per sua natura la unità e l'indissolubilità.
E questo della comunità della persona che comprende la vita degli sposi. Gesù difende l'ideale del matrimonio come indissolubile, cioè che Dio ha unito quello che Dio ha unito, l'uomo non lo separi. Con tutta la comprensione, per la Chiesa non esistono sposati con una seconda unione. Questa è una situazione, dobbiamo dirlo con chiarezza, irregolare, che è necessario risolvere con la fedeltà a Cristo, trovando con l'aiuto di un sacerdote una via possibile per salvare a quanti sono implicati in una situazione simile. Sappiamo che il matrimonio è per tutta la vita, poiché si giura un amore per sempre. Al contrario, sarebbe una menzogna, lo abbiamo sentito tante volte quando abbiamo partecipato in un matrimonio, e quando gli sposi fanno questa promessa: tutto ciò che si è celebrato è opera di Dio, creatore di unità e indissolubilità. Quando c'è vero amore di un uomo per una donna, di una donna per un uomo, fra loro, di tutti con Dio, non si può guardare mai a una donna desiderandola. I discepoli del Signore, noi discepoli del Signore, siamo chiamati sempre a riconquistare l'amore. Siamo figli del Padre Eterno e come Suoi figli dobbiamo guardare ciò che ci porta in alto e ancora meglio ciò che c'è nel cuore dell'uomo. Miei cari ragazzi, che il nostro sguardo sia un chiaro riflesso dell'amore di Dio. Dio vi benedica, un abbraccio forte. Io resto con voi. Pace e bene a tutti. Se il commento al Vangelo ti è piaciuto, clicca qui sotto su iscriviti e non dimenticare di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato sui contenuti del canale YouTube della Pastorale Giovanile dell'Arcidiocesi di Siena, Colle di Valdelsa, Montalcino.